Lei intanto mi dica come si chiama, va. Carmine Gallo. Ma lei fa l'insegnante o il genitore? Faccio più l'insegnante che il genitore, direttamente. Questo perché? Un punto in meno o un punto in più? Un punto in meno, purtroppo. Purtroppo, vabbè. Lei ovviamente fa parte di un istituto? Istituto Superiore. Superiore. Sì, l'Istituto Superiore Enrico Fermi di Vallata. E insegna che cosa? Insegna italiano. Quindi, allora, siamo proprio nel tema giusto. Questo Ariano Film Festival che cosa vuol dire per far partecipare i ragazzi ad una scelta anche abbastanza attenta sul cinema? Intanto è un contributo importante, indispensabile perché crescono nella consapevolezza dei prodotti di qualità sia a livello cinematografico ma anche a livello web, perché oggi siamo soprattutto invasi, circondati e in qualche modo anche succubi della rete, pertanto o la rete si arricchisce di prodotti di qualità oppure finiremo per perdere questa partita importante. Cosa la sua idea? Se dal prossimo anno Ariano Film Festival dice facciamo un concorso tra le scuole, cioè quindi tra i ragazzi delle scuole, medie, superiori, eccetera, lei farebbe partecipare i suoi studenti? Molto volentieri, noi abbiamo anche, almeno nella mia scuola, abbiamo dei prodotti già pronti perché facciamo dei lavori con cinematografia già da tempo, quest'anno in particolare, con un progetto che è finanziato dalla regione, si chiama Scuola Viva, molte scuole della regione hanno aderito a questa iniziativa, hanno manifestato il loro interesse e hanno programmato attività straordinarie che hanno aperto le scuole di pomeriggio e si sono riempite di ragazzi ogni pomeriggio durante tutto l'inverno. Noi abbiamo, nell'ambito di questo progetto, abbiamo realizzato anche un cortometraggio di interesse straordinario che potrebbe partecipare quindi al concorso, alla prossima edizione, se alla sesta edizione la scuola, noi saremmo ben lieti di partecipare con il nostro benissimo, la ringrazio, grazie a lei, grazie mille.